ritorno di Felice Lasco alla sanità è il percorso di un'anima, di un uomo. Credo che sia veramente archetipico. Penso che sia il percorso della vita che qualsiasi uomo fa alla scoperta di se stesso, al ritorno alle proprie radici, alla scoperta del vero sé. E questa scoperta non può che prevedere dolore e nostalgia. Il magnete forte che è questo posto per quest'uomo è il magnete che secondo me tutta l'umanità sente per il posto da cui ha origine. La sanità è un luogo difficilissimo da descrivere. Quando Mario me ne parlò la prima volta, mi parlò di questo mondo di odori e di colori. Io penso che sinceramente la sanità sia un personaggio reale di questo film. E che questo film non si sarebbe potuto fare in nessun altro posto. C'è una parte di me che è uguale a quella di padre Rega. E provo a stare in una dinamica fondamentalmente, che è quella là simile alla mia. Favino credo che stia disegnando un personaggio molto bello, molto intimo, completamente aperto. E chi è aperto può ricevere delle frecce da qualsiasi parte. Prima esperienza cinematografica, quindi l'emozione è tantissima e poi lavorare con Mario Martone per me è un inizio incredibile. Ogni momento sul set per me è stato un momento d'oro per imparare, guardare, osservare, ambire ai grandi, perché se vuoi diventare grande devi osservare i grandi e per me è stato un privilegio lavorare con i grandi. Ma ti piace il femmina? C'è un costante desiderio, ecco, nella nostalgia. Anche il ritorno in una città come Napoli è il ritorno anche a una dimensione in qualche modo, secondo me, sacra. È una purezza aggressiva, quella della sanità. E così io non l'ho sperimentata da nessun'altra parte al mondo.